Ben ritrovati al Focus, all'approfondimento di Quotidiano Medicina. Oggi live, siamo in diretta anche in replica nel corso della giornata per parlarvi di longevità, di lunga vita, che è il sogno di ognuno di noi, ovviamente una vita lunga ma con una salute dignitosa. Tutti sappiamo la nostra età perché sappiamo la nostra data di nascita, quella diciamo dell'anagrafe, però non è l'età vera, quella è l'età anagrafica, che è diversa dalla nostra età reale, quella biologica, quella che dipende dallo stato delle nostre cellule. Mentre vediamo in questa computer grafica, in 50 secondi, con raffinati software, come invecchia una persona in pochi secondi. Ebbene, è possibile sapere come siamo messi, insomma, quale differenza c'è tra l'età anagrafica e quella biologica, quella vera? E quanto contano il cibo, l'ambiente, il mondo in cui viviamo e anche il modo in cui viviamo? Insomma, è possibile sapere quanto siamo vecchi realmente e, sapendolo, tenere lontane le patologie ed invecchiare lentamente, a lungo ed in buona salute, salvo quegli accidenti che non dipendono da noi? La risposta è sì, ma non ricorrendo ai questionari che abbondano su internet e che non hanno attendibilità, né osservando i risultati delle analisi periodiche che facciamo alle urine, al nostro sangue, che hanno indubbiamente la loro importanza, ma sono soltanto indicative, lasciano aperta la porta a tutti gli incidenti improvvisi sulla salute. Una risposta vera arriva invece dal test sui telomeri. Li vedete in questa animazione, sono strutture situate alle estremità dei cromosomi per proteggerli dal degrado, permettere la replicazione completa del nostro DNA, garantire la sopravvivenza della cellula. E di telomeri parleremo spesso a Quotidiano Medicina con l'aiuto di specialisti di rilievo mondiale. Telomeri, cromosomi, cellule, DNA, si è discusso di queste cose in Campania grazie alla presenza di Immacolata De Vivo, la scienziata americana di origini italiane, ritornata nel nostro paese proprio sul nostro invito, su invito di Quotidiano Medicina, per partecipare ad una serie di meeting scientifici promossi da noi e da un gruppo di medici campani che da anni fanno ricerca sul rapporto tra cibo, lifestyle e longevità. Il primo step è stato nella sede di Confindustria Salerno, lo vedete in queste immagini, dove su invito del presidente del gruppo Sanità di Confindustria Sanità Salerno e Campania, Ottavio Coriglione, e del presidente del gruppo alimentare Francesco Senesi, Miss De Vivo ha incontrato, vedete, il pubblico, gli imprenditori campani, in rappresentanza, ecco, vedete il dottor Coriglioni, che è il presidente del gruppo Sanità di Confindustria Salerno ed il vicepresidente del gruppo Sanità Campania. Dicevamo di Confindustria Salerno con le aziende presenti, in rappresentanza tra gli altri Campolongo Hospital, Casa di Cura Tortorella, Centro Studi Gargiulo, Dodaco in Ballangi, Esclusiva, Fratelli da Cunzi, Farmacia Grimaldi, Gruppo Forti, MC, Istituto Polidiagnostico d'Agosto, Kinetic SRL, LILT Salerno, Magaldi Life, Mediterraneo Diagnostica, Ordine dei Medici di Salerno, Telecom Italia, Università Federico II di Napoli, il Dipartimento di Medicina Veterinaria. Insomma, un parterre di assoluto rilievo, alla presenza anche di esperti e professionisti per discutere sul rapporto tra cibo, stile di vita, telomeri, longevità e di viaggi spaziali. Viaggi spaziali che sono diventati poi il primo argomento dopo l'incidente, lo vedete in queste immagini, occorso al Falcon, il cargo spaziale che SpaceX, la società privata di proprietà del magnate americano Elon Musk, aveva, ecco, vedete Elon Musk, questo ingegnere giovane, ricchissimo, che ha messo a disposizione della NASA dei razzi per inviare viveri ed attrezzi a Scott Kelly, ecco lo vedete Scott Kelly dalle immagini, e Mikhail Kornienko, i due astronauti tuttora in orbita nella ISS, nella International Space Station, la cui permanenza per un anno sarà decisiva sulla capacità di adattamento dell'uomo alla prolungata assenza di gravità in vista della missione spaziale su Marte, annunciata da Obama entro il 2035.
Ed il cargo esploso in volo al suo ritorno sulla Terra avrebbe portato anche i campioni di sangue e di tessuto da analizzare nei laboratori di Harvard per verificare il comportamento, la lunghezza dei telomeri, dei cromosomi degli astronauti in assenza di gravità, in particolare nel confronto tra Scott Kelly, che è tuttora, mentre parliamo, in orbita, ed il suo gemello Mark, anche lui astronauta, sulla Terra. Cosa succede ora? Il confronto tra i campioni di sangue doveva essere ogni 3 mesi, quello di giugno è saltato con l'esplosione del Falcon. In attesa del lancio del nuovo cargo, come sarà il nuovo protocollo? Che cosa cambia? Sentiamo Miss De Vivo, incaricata dalla NASA, di esaminare proprio le variazioni dei telomeri degli astronauti. Il protocollo era che ogni 3 mesi prendiamo il sangue di Scott e di Mark. Marco sta in terra. E adesso in laboratorio abbiamo solo quello di marzo, baseline. E questa missione portava il sangue di 3 mesi, ma no, non c'è questo sangue. Mi hanno fatto capire che c'è un po' di backup, che forse fanno, invece di sangue, fanno un compio di cheek cells per prendere il DNA. E c'è un frigo sopra la space station. Sono cambiato perché non c'è più quello controllo esatto. Però è una cosa che siamo invested e siamo a fare quello che vogliamo fare. Perché ci stanno altri test che non si possono fare più. Quello è male. Si sa perché quando uno va in orbita, un astronauta, al ritorno, è male. I muscoli sono deboli, gli occhi sono infiammati. Allora, voleva sapere dopo un anno che succede alla persona senza gravità. E questi due fratelli sono unici perché sono gemelli monozygotic, una cosa unica, e poi soprattutto sono astronauti. Era un experiment perfetto perché uno controlla la genetica e può vedere l'effetto della senza gravità. No, ho capito che si vanno con SpaceX settembre-ottobre, ma adesso è andato un spaceship della Russia per portare a mangiare e cosa. Ecco, questa che avete visto era una delle interviste che abbiamo realizzato, abbiamo raccolto alcuni giorni fa alla Fondazione Alario ad Ascea, dove si è svolto un meeting di rilievo mondiale proprio su cibo, stili di vita, telomeri, e longevità e anche viaggi nello spazio, perché uno dei grandi interrogativi che si pongono i genetisti, gli oncologi, i nutrizionisti, ma in generale un po' tutti i medici specialisti, anche i medici di medicina generale, è la relazione tra il cibo e le malattie. Sentiamo questa panorama, questa carrellata di interviste. Una volta che è avvenuta la sopraggiunta della malattia, l'alimentazione credo sarebbe importantissima prima come prevenzione, perché su 10 tumori, per quanto riguarda i tumori dell'apparato gastrointestinale, almeno 3 su 10 dipendono dalla cattiva alimentazione, dalla cattiva abitudine alimentare. Per quanto riguarda sulla dieta, la dieta, già la scuola medica salernitana, naturalmente per fare un accenno alla storia, aveva descritto brillantemente l'alimentazione, quale fosse l'importanza dell'alimentazione. Tanto è che nelle sue massime diceva che una delle caratteristiche importanti era una giusta dieta. E loro già la differenziavano anche per quanto riguarda le stagioni, il chilometro zero famoso che si parla. Però la Nel nostra malato casa di mai cura, che è uno. una piccola casa di cura, un ospedale che fa sia medicina che chirurgia, 100 posti letto circa, ha sempre dedicato grande attenzione all'alimentazione. Per questo motivo, praticamente noi abbiamo inteso, diciamo con un gruppo di comuni, del Cilento, di andare, all'Expo per promuovere non la nostra casa di cura, ma per promuovere il buon vivere in genere. E chiaramente una struttura
sanitaria, sia essa diagnostica piuttosto che di ricovero, entra nella vita di ciascuno di noi almeno in due momenti specifici. Noi riteniamo che in qualche modo il cibo sia una delle prime medicine che noi dobbiamo somministrare ai nostri pazienti, sia quando sono presso di noi, anche se rimangono in realtà pochissimi giorni, perché le nostre degenze medie difficilmente superano i 3 giorni e mezzo, anche a dopo, quindi dare anche qualche suggerimento dopo. In particolare in questo periodo, diciamo da un anno e qualcosa a questa parte, noi stiamo mettendo a punto col discorso anche del cibo quella che oggi viene chiamata la fast track surgery, cioè la possibilità di trattare immediatamente il paziente prima e dopo l'intervento chirurgico in maniera assolutamente normale, quindi senza più i famosi digiuni. Cerchiamo di utilizzare prodotti del territorio e di mantenerci quanto più è possibile vicini alla dieta mediterranea, anche se non sempre le normative italiane ed europee ce lo consentono, specialmente per quello che riguarda certi alimenti tipo il pesce e cose di questo genere. Però cerchiamo di fare i nostri cuochi, che noi abbiamo dei cuochi professionisti, cioè con il titolo di studio dell'ultimo titolo di studio per quello che riguarda la scuola alberghiera, sono tali, e quindi cerchiamo di sfruttare in senso buono naturalmente la loro professionalità a favore dei nostri pazienti. Sì, il cibo ha una notevole influenza nei pazienti con cefalea, in particolare nei pazienti emicranici. Infatti nei pazienti emicranici tutti i cibi che hanno un alto contenuto di diramina, questa sostanza che mima quella che poi è la serotonina, che è la causa principale dell'attacco emicranico, possono scatenare nei pazienti ovviamente predisposti crisi di emicrania. È diciamo, facile esperienza comune che tutti gli emicranici, quando mangiano il cioccolato, numero uno il cioccolato, lo stesso caffè, il quale può addirittura diventare un rimedio in alcuni casi, oppure cibi stagionati, alcuni formaggi, crostacei e così via, possono avere delle forti crisi emicraniche. Questo accade un poco anche con l'alcol, quindi anche col vino, in particolare con il vino rosso, e quindi queste sostanze possono facilmente essere riconosciute dagli emicranici come peggiorative della loro sindrome clinica. Al punto che se un paziente sta molto attento a prevenire, nei casi in cui abbia stabilito con sicurezza questo rapporto tra l'assunzione di quel cibo e la sua emicrania, riesce a fare una prevenzione rispetto all'uso di questi alimenti, può sperimentare da solo un'ottima terapia di tipo preventivo, che può arrivare anche fino a un 40% del risultato, quindi sicuramente non trascurabile. Quando noi parliamo di udito, in genere ci dobbiamo riferire alla parte funzionale nobile dell'orecchio, che praticamente ha una funzione sia uditiva sia vestibolare. La caratteristica di questa struttura qua, perciò noi parliamo di queste particolari qua nell'alimentazione, è legata al fatto che l'udito ha un tipo di circolazione terminale. Noi abbiamo visto che i pazienti che sono esposti a stress uditivi, tipo traumi acustici, oppure pazienti che hanno una loro predisposizione, vedi l'otosclerosi, possono di volta in volta, con un regime di alimentare, con uno stile di vita sano, poter prevenire in qualche modo queste perdite di udito precoci. Ci sono delle accortezze, per esempio noi otorini diciamo sempre non usare i coton fioc, non mettere delle attrezzature oppure questi lavaggi, perché vanno tanto di moda questi prodotti che si usano per pulire l'orecchio. Attenzione a alcuni tipi di farmaci che sono ototossici, attenzione a alcuni tipi di alimenti, per esempio l'alcol, che può inibire alcuni processi di compensazione nella vertigine. Chiaramente allontanarsi laddove è possibile, perché io penso ai falegnami, penso ai marmisti, dal luogo di lavoro per poter allentare il disturbo dell'udito. Quindi l'alimentazione insieme a una dieta, il fumo, chiaramente possono contribuire a questo. Grazie. Sì, la cosa più importante è il sale. E io lo noto ogni giorno nell'ambulatorio con gli ammalati esterni ipertesi, che è molto molto difficile fare entrare nella mentalità della gente, dei nostri pazienti, che non bisogna
aggiungere il sale agli alimenti. Il problema è non dare i numeri, perché effettivamente noi così diamo i numeri, e cercare di inculcare alle persone che il sale fa male e non deve essere aggiunto a nessun tipo di alimento. Io faccio sempre un esempio alle persone che ovviamente mi guardano smarriti, dice ma come senza sale? Allora, io faccio l'esempio di mia figlia, consentitemi, dico io a mia figlia ho insegnato a mangiare fin da piccola senza sale e lei mangia senza sale, non ha nessun problema di sapidezza della roba perché è abituata a mangiare così. Però è un problema che deve scattare nella mente dei pazienti, è un problema culturale. Ecco, il rapporto tra cibo e malattia, abbiamo sentito, che è anche uno dei cavalli di battaglia di una categoria agguerritissima sul campo, nel campo dell'alimentazione e del benessere psicofisico della persona, quella dei nutrizionisti, che all'estero si identifica, soprattutto nei paesi anglosassoni, in una sola figura professionale, il dietitian, che non c'è invece in Italia, dove c'è il medico dietologo nutrizionista, il biologo nutrizionista ed il dietista. Le ultime due figure, certamente accreditate, spesso però si sovrappongono, per cui nelle pieghe della confusione si può intrufolare qualche sedicente nutrizionista, insomma un ciarlatano, ed allora il cliente fa bene a verificare il titolo di studio esatto del professionista a cui si sta rivolgendo, scorrendo su internet gli iscritti all'ordine dei medici o dei biologi oppure dei dietisti, e magari anche aiutandosi appunto con Google, con internet. E tra i dietitian più famosi nel mondo c'è sicuramente Antonia Trikopoulou, professoressa emerita presso la Scuola di Sanità Pubblica nell'Università di Atene, dove l'abbiamo rintracciata. Sentiamola in un brano di questo collegamento Skype, soltanto in voce, in cui le abbiamo chiesto qual è il ruolo delle grandi aziende produttrici di cibo e di bevande. Sentiamo. It's very important. It's very important. Ecco, quindi per Antonia Trikopoulou il ruolo di queste aziende, come avete sentito, è molto importante, very important. Viviamo in grandi città, non sempre il cibo locale basta per tutti. È necessaria l'industria di trasformazione del cibo per nutrire tutto il pianeta. Dobbiamo lavorare con l'industria, creando le condizioni perché metta dei prodotti migliori sul mercato. L'industria di trasformazione, dice Antonia Trikopoulou, può avere un ruolo essenziale nel migliorare le abitudini alimentari. Esiste un movimento all'interno dell'industria che mira a ridurre il contenuto di sale e di zuccheri nei cibi. Attraverso la pressione dell'opinione pubblica e delle associazioni dei consumatori, l'industria alimentare potrebbe essere indotta a mettere sul mercato prodotti più sani. L'atteggiamento del consumatore è quindi molto importante e questa è una delle ragioni per cui è fondamentale educare i bambini e le loro famiglie in modo che migliorino i loro comportamenti e facciano pressione sull'industria. Sono loro il vero mercato capace di premiare o punire le aziende.